Ciao fans! Ciao fans, che quando è adesso? Il giorno prima della partenza, Che anzi, sarebbe? ore prima della partenza. Sì, ma che giorno è? 13 di agosto 2021. Sì, che è un venerdì. L'unica cosa che volevo che dicessi Ah, è ok. venerdì, ho appena spento il PC che era l'ultimo giorno di lavoro, lei oggi era già a casa. Adesso cosa facciamo? Devo fare le ultime compere per il cibo. Quindi adesso andiamo a comprare da mangiare, da mangiare domani in nave. Poi andiamo a prendere Andiamo. un regalo che domani è il compleanno di mia mamma e poi basta, torniamo a casa, vi facciamo vedere che montiamo tutte le valigerie eccetera sulle moto, quindi ci rivediamo tra un paio d'ore che facciamo tutte le commissioni e poi dopo mettiamo le cose. Many hours later. Bene, sono passate un paio d'ore dal filmato precedente, Luna mi sta odiando, però è così, bisogna riportare i fatti e quindi bisogna anche fare dei video in momenti inopportuni. E Ok. comunque abbiamo fatto le ultime commissioni, ovvero siamo andati a prendere da mangiare e una cosa per mia mamma, che domani fa gli anni, ma quando vedrete il video in realtà già ha fatto il compleanno. Quindi si può anche dire. E adesso montiamo le borse sulla moto, il telepass, il navigatore. Cioè, adesso prepariamo le moto in modo tale che stanotte, cioè tra poche ore in realtà, quando dovremo partire, niente, scenderemo in garage già con la tuta, che ci metteremo in casa, e andremo verso l'infinito e Che oltre, alle giornata. 4 del mattino. Molto bello. Quindi detto questo, prendiamo le borse, abbiamo già messo i supporti e ho già messo anche le clip per agganciare la borsa sulla sella e adesso proviamo a infilarle per la prima volta e vediamo cosa viene fuori. Le abbiamo caricate non male, tra l'altro. Allora, quella va di là. Questa va di qua. Inizio a infilare il coso. Aspetta bene un po'. Sì. Le borse, come avete visto anche dal video precedente in cui siamo andati a montarle la prima volta, hanno uno strap qua sopra a velcro, in modo tale che rimangano dove sono. Hanno una clip qua davanti di sicurezza. Ok. Borse laterali messe con l'aiuto dell'assistente. Saluto assistente. Adesso mettiamo la borsa sopra. Vada, non ci inchisti troppo, eh? Mi hai caricato un muro. Ma come fai a salire? Per salire ovviamente devo salire tipo come con l'Adventure, metto il piede e salto. Non si vedono, mi sa. In teoria spero di no. Panza adesso mi sembra sua abbastanza bene. Direi che ve la facciamo vedere da un po' più vicino e poi fisso bene lo specchietto della moto di Luna perché per metterla contro il muro del garage ogni volta dobbiamo sganciarlo e a quel punto lì possiamo salire, farci la doccia, mangiare qualcosa e fare after perché se dormo 2 ore. Certo, io dormo, Ah, poi ok. pensi. After. Non dormiamo Dai. in nave. Sì, certo, infatti. Tutto il tempo ad aspettare sul piazzale senza aver dormito, ma dormi. Allora, la situazione borsa è questa. Un Ho un esemplare faunistico di motocicletta. esemplare faunistico di motocicletta? Che cazzo! Beh, comunque, le borse sono venute su così. Visto dal retro, bella carica, devo È carico dire. come un GS. È carico come un GS, vero? Si è abbassata. Ok.
Si è abbassato il mono? Mi sembrano montate abbastanza bene, ma solo l'autostrada domani mattina ci dirà se è così oppure no. No, no, che paura. Ma no, sì, ma sono tutte montate giuste. Sì, dai. Adesso mettiamo su il telepass, il navigatore e basta. Sono passato davanti. Sei passato davanti, sì. Luna con la torcia LED. Allora, vecchio iPhone che fa da navigatore. Ho portato anche il cavo di ricarica, ce l'ho ancora in tasca. Così montiamo proprio tutto, tutto. E basta. Tra l'altro ringraziamo di nuovo Quadlock per il supporto per il telefono. Supporti montati, navigatore, adesso mettiamo le GoPro anche sulla moto di Luna, ma intanto spegniamo perché sennò non c'è spazio per spostare la moto di Luna da là dietro a qua davanti. Quindi ci vediamo direttamente tra 5 ore. 5 ore che partiamo, quindi saremo on board. Anzi, prima farò un video di Luna con gli occhi così dentro il soggiorno. Che tristezza. No, che tristezza, andiamo in vacanza. Lo vedo, ma sono altri in macchina. Vediamo come va stavolta prima. Magari ci divertiamo talmente tanto. Okay. Perché dobbiamo partire già prevenuti? Perché ha una difficoltà la donna. Quando arriva. Non rimane. Va, vabbè. Moments later. Luna, che ore sono che non ho gli occhiali? Le 1:10. Era 1:10. Abbiamo quasi finito di preparare tutto, quasi in realtà, perché non è proprio così. Cos'è che ti manca ancora? Cose del bagno. In realtà adesso andremo a dormire 2 ore e mezza e poi sarà ora di alzarsi, perché la prima sveglia l'ho messa alle 3:45. Sei contenta? Ma io non mi sveglio a quell'ora di... E tu sei quella più lenta a prepararsi, però. Non mi sveglio proprio. E ti lancio giù dal letto, vediamo. Ci vediamo tra 2 ore e mezza che tiro giù uno dal letto. More moments later. Ciao fans, sono le 5:05 e hai la testa tagliata, se ti abbassi ci stai anche tu, ottimo. Adesso andiamo giù, salpiamo in moto. Saltiamo in moto e salpiamo in nave. Ci vediamo in moto e poi dopo basta, ci vediamo in moto. Dai, andiamo che è tardi. 15 minutes later. Sono le 5:25 del mattino, siamo stra in ritardo, quindi non filmiamo più niente, ci vediamo direttamente a Genova con il teletrasporto. Teletrasporto. Luna Colombo traffica con i bagagli. Luna Colombo beve. Ma è... Dopo Luna devi fare 200 volte la pipì, basta bere. La bottiglia, Luna Colombo sorseggia. Non è che ne abbiamo solo due, Tieni da conto. E beh, dopo ci sarà in nave, compreremo. Sì, ma costerà anche tanto, No, io non bevo. Io sono ricca. Quante volte l'hai detto mentre venivamo qua? Cos'è la sconfitta? Se parli così su bassa voce non si sente. Si può alzare il volume che non si sente? E poi? Cos'è la scoppetta? E comunque sono le 8:20, siamo arrivati in porto. Quella... Sto pensando. Sì, indico, ma non si vede. Quella è la nostra nave e siamo circondati da persone che ci guardano. E uno non può fare un video. A quanto pare no. È attrazione. Vabbè, niente, comunque ci vediamo quando saremo su sulla nave. Faremo vedere la bellissima cabina. Suite. Adesso aspettiamo che sbarchino tutti, poi imbarchiamo noi e poi ci vediamo in cabina. Moments later. Ciao fans, siamo arrivati in cabina. Il video che abbiamo fatto nel piazzale pensavo non si sentisse niente, invece si sente. Che cos'è la scottica? Basta, ormai è partita questa questa roba. Questa è la hit dell'estate 2021. Penso che in ufficio lo dirà 57 volte al giorno. E che cos'è la scottica? Ah, sì. 57 solo al mattino, altre 57 al pomeriggio. Yeah. C'è la mia collega Jessica che lo dice con me, quindi siamo tutte nelle scoteche. Comunque abbiamo parcheggiato la moto nei garage, non abbiamo filmato niente perché anche entrando in porto, a parte che avevamo tutto spento, però tutti ci hanno chiesto sospente, vero, perché non si può filmare, quindi non abbiamo filmato niente, ma non volevamo neanche filmare niente in realtà, perché...
Comunque c'era una bella coda entrare giù all'imbarco traghetti, poi abbiamo parcheggiato il sole tipo un'oretta, meno male c'era un camper, ci siamo riparati dietro l'ombra del camper. Mi stavo sciogliendo, cioè Sì. proprio tipo è stato meglio che fare tapirulan in palestra, È vero. proprio mi sono sciolta. Poi abbiamo parcheggiato le moto giù, legandole in qualche modo, speriamo che non si capotino, ma il mare dovrebbe essere calmo. Dopodiché, meno male c'era un fans che abbiamo trovato, anzi in realtà ne abbiamo trovati due. Nel piazzale, però uno dei due ci ha aiutato anche a legare le moto. E non so come si chiami, però se poi vedi il video, grazie. Magari ti ribecchiamo domani mattina, cioè, anzi, in realtà stasera, perché facciamo la traversata di giorno. Quindi magari lo becchiamo stasera giù nei garage. Così gli chiediamo come si chiama. Facciamo vedere la cabina, il bordello. Bordello. Però abbiamo sanificato tutto, che è un po' da psicolabili, probabilmente. Però meglio essere sicuri che sia tutto pulito. Più o meno. Arrivando comunque nel corridoio, un cane ha cagato, c'era merda spiaccicata in tutto il corridoio. Per dire, Che schifo. infatti, faccio che puzza. Qui c'era tutta spalmata. Bello, bello, sì, bello, bello. Diga. Vuoi illustrare la cabina? Porta. Porta azzurra. Porta azzurra bellissima, cestino pieno. E l'hai nascosto? Non si vede il cestino pieno. Cestino C'è il pieno. tuo sedere in mezzo, vabbè, fa niente, ci fidiamo. Cestino pieno di salviettine. Roba varia ammucchiata, lo zaino, la borsa da sella, GoPro, eccetera. Uno specchio. Cose a caso. Ma in realtà qua c'è tutta la roba da moto, caschi, guanti, Pampers. Comunque abbiamo già lavato tutta la roba, abbiamo cambiato le visiere, abbiamo messo quelle trasparenti visto che sbarcheremo di sera e non ci sarà neanche un lampione a scendere dove dobbiamo andare. Abbiamo dato una passata anche alle tute, che erano piene di insetti spiaccicati, perché digli quanti insetti c'erano. A parte che clima c'era stamattina? Faceva freddissimo, c'erano 19 gradi. Io avevo Ma freddo. soprattutto le zone che abbiamo attraversato, com'erano? C'era nebbia bassa, proprio Primi di ottobre. tipo CSI che arriva quello con l'ace e ti ammazza. Ecco, no, è vero, c'era un clima stranissimo lì dove abbiamo attraversato la provincia di Pavia. E niente, qua c'è un po' più di ordine, pizzette, robe. Dice il pranzo barra merenda, dice il reggiseno di luna, facciamo uno zoom. No, che dopo si vede che è imbottito. Perché secondo te non lo sanno? Pensi che siano stupidi? Poi qua, altra roba della moto, Ma infatti le volevo fare un borse. appunto che aspettiamo tutti che il signor Buzzini paghi per fare un restauro. Quando sarò sicuro che saranno solo mie. Ah, ok, beh, basta che me lo chiedi, eh. Vabbè, Io devo neanche. anche accettare Esatto, non è detto. perché. E la cabina l'abbiamo fatta vedere, andiamo sul ponte a dire ai miei che siamo vivi, e anche i tuoi se vuoi, e dopodiché basta, torniamo in cabina e vi intratterremo per il viaggio. Dormiamo. Sì, probabilmente sì, dormiremo. More moments later. Siamo sul ponte della nave, non c'è nessuno, e siamo salvati da un bel pezzo, anche se non ce ne eravamo accorti. È sociale comunque. Hai finito di usare il telefono? Ma io sono il telefono. Che cazzo vuol dire? Scusa, cioè sono social influencer. Secondo te parlando così a bassa voce si sente? Non si sente? No, secondo me no. Si può alzare il volume che non si sente? Devi dirmelo tu. E che cos'è? Beh, comunque siamo salpati, in realtà pensavamo di essere ancora in porto, invece no. E invece guardate qua. Noi ci siamo già avanti un bel pezzo. Però volevamo una nave cargo, nave merce. Invece quella là è uno yacht, cos'è uno yacht? Una Tirrenia. Quella là è una Tirrenia. Luna Colombo. Ma la Tirrenia è più bella, la Moby, è La stessa uguale. compagnia. Ah, Luna Colombo sempre sul quindi è la stessa pezzo. nave di merda. Sì. Ah, ok. Dovremmo un po' rivoluzionare queste navi, sono un po' datate. Mi sembra che siano un po' dell'epoca di Rose e Jack. Sai cosa servirebbe? La Lo yacht del tipo di Amazon, 131 metri. Madonna. Cioè, proprio lei. Wow. Adesso, visto che abbiamo dormito 2 ore, andiamo in cabina, dormiamo un po' e ci vediamo direttamente a Olbia quando Ci sbarcheremo. vediamo più tardi. Cioè, tra una decina d'ore in realtà. Esatto. 1 minute 37 seconds later. Siamo in cabina,
so che abbiamo detto ci vediamo quando sbarchiamo, però ho detto boh, integriamo un contenuto dove siamo in cabina e stiamo mangiando. Appena inizierà lo sfogo, questo piano per una colombo, mangia le pizzette. Beh, prima cosa hai mangiato anche? La pizza. E poi? Nessuno può entrare. E poi basta. Un pezzo di brezza, il pane con le olive. Vabbè, ma è... E poi dopo mi dicono, ma mangia quella tusa lì. Ma di tutto un po', scusa. Ma la mangia quella tusa lì. Sembra che ho mangiato tutto il panificio. Ho mangiato poco di tutto. Però hai mangiato. E certo, ho fame. Cosa faccio? Non mangio. Perché chiedono sempre, ma la mangia? La mangia o la mangia no? Tutti. Ma tutti ti chiedono se mangi. Sì, mangia anche tanto. Mangia come me, forse a volte anche più di me. E no, non è vero? Mia mamma me lo chiede se mangio, come tutte le mamme. Anche le nonne. Beh, comunque siamo qua in cabina, abbiamo mangiato qualcosina, abbiamo messo su una serie TV su Prime Video, scaricata ieri sera, e basta. Direi che avendo integrato anche questo contenuto, cosa possiamo fare? Dormire. Esatto, guardiamo un po' di serie TV. E poi facciamo una nanna. Ci vediamo quando arriviamo a Olbia, per davvero questa volta, dopo essere sbarcati, perché se filmiamo al porto ci arrestano. Vero? Esatto. Cosa si dice? Many hours later. Luna? Cosa succede? Cosa succede? Che sono le 6. Sono le 6? Sono le 6 e un quarto, mi sa. 6 e 18. 6 e 18, abbiamo dormito circa 5 ore e mezza, più o meno. Era una domanda, sì, la mia. Non lo so. Ah, ok. Non lo so che sì, era. Più o meno era mezzogiorno quando ci siamo addormentati, ci siamo svegliati più o meno alle 5 e mezza. I bambini della camera di fianco hanno fatto tutto il viaggio da stamattina a urlare, finché Luna non ha tirato due colpi al muro e si sente la madre che gli ha urlato «Siete vergognosi!» E aveva ragione, perché cioè, va bene tutto, ma anche un po' meno. E quindi adesso aspetteremo l'annuncio che stiamo entrando in porto, dopodiché ci ricambieremo perché... Siamo tipo un pantaloncini, con i leggings, e poi dobbiamo rimettere tutta la roba che c'è lì. E dopodiché, cosa abbiamo? Ancora 2 ore al buio. 2 ore? Più o meno, sì. Beh, dipende quanto andiamo. E dipende che ora attracchiamo, perché se attracca alle 8 è un attimo far buio, sì. Si può alzare la musica che non si sente? No, non intendevo quello. Comunque sì, abbiamo messo le visiere trasparenti. Quelle scure ci sono state perfettamente di dentro, che era della forma proprio esattamente delle visiere. E quindi... Guarda che si vede anche il singolo ombelico. Sì, vabbè. Mi pare mica primo piano. Invece sì, è bello. Mi piace il piercing ombelico. Comunque le mani così perché? Perché se no scappano. Ah, ok. Vabbè, questa volta veramente ci vediamo tra poco in moto, quando scendiamo dalla nave. 1 hour later. Bene fans, siamo sbarcati, siamo nel viale della stazione, cioè della stazione, del porto. C'è un traffico della Madonna, adesso dobbiamo andare verso destra. Comunque viaggio veramente della speranza, un caldo della Madonna. E meno male che va alla cabina. È normale che lampeggi di rosso, sì, giusto, la GoPro? Sì, sta filmando, lampeggia di rosso. Sì, ok. Adesso dobbiamo uscire da Olbia. Luna non è neanche salutato. Ciao fans. Vuoi raccontare qualcosa anche tu? Se no, poi anche mio nonno mi dice parli sempre te, non la fai mai parlare. Parla Luna, di qualcosa. Allora, abbiamo patito un sacco il caldo. Abbiamo dormito in cabina, fortunatamente. Però poi ci hanno fatto aspettare tipo un'ora in piedi prima di farci entrare nei garage. E quindi è stato molto... Questa mi sta... Non riesco a passare. Zio Pedro. Vuoi aggiungere qualcos'altro? E niente, speriamo che il traffico finisca presto e di scannare un po', prendere un po' d'aria. Ok, comunque adesso dobbiamo uscire da qua dal porto, che c'è un puttanaio. Ce n'era un po' meno, ma mi sono fermato a impostare il navigatore per arrivare giù a casa e ovviamente si è accumulato tutto. Occhio che c'è il piaggio qua. Facciamo un po' di slimitate per far togliere la gente, che altrimenti qua non si leva nessuno.
Beh, visiera trasparente d'obbligo, perché oggettivamente se l'avessimo tenuto quella scura non avremmo visto niente. Terra sarda, Terra sarda sono io, Terra sarda, siamo appena fuori dal porto di Olbia. Abbiamo trovato due fans in nave, ecco, questo non l'abbiamo raccontato. No, tre. Ah, è vero, tre fans in nave. Abbiamo fatto delle foto, speriamo ci tagghi quando le pubblica, così almeno poi ce l'abbiamo anche noi. Tra l'altro è preso benissimo che abbiamo anche la stessa nave del ritorno, quindi... Ha detto che dobbiamo assolutamente bere insieme. Perfetto. Il più simpatico pare che abbia bevuto vino rosso tutta la traversata. Per fortuna che ha la casa qua a Olbia, quindi deve fare pochi metri, che altrimenti non sarebbe stato il massimo, diciamo, spostarsi dopo tutto quel vino. Comunque questo ragionamento non faceva una piega, Non posso tenerlo al fresco, bevo il rosso, che buono anche caldo. Giusto. Lungimirante, direi. Comunque la cosa che mi fa sempre più piacere è che quando ci trovano dal vero dicono che siamo uguali ai video. Sai cosa vuol dire questo? Non lo so. Che nei video non fingiamo. Ah, beh sì. È tutto improvvisato e spontaneo. Dobbiamo andare verso destra. Ecco, deviazione per Nuoro. Da qua in avanti praticamente ci saremo io, Luna e le mucche. Perfetto. Guarda già come si è svuotata la strada. No, un po' di fresco. Ci sono 30, un po' di fresco, 30 gradi. Beh, un po' di fresco che almeno passa un po' d'aria, si moriva sulla nave. No, hai ragione. Poi di solito fa sempre freddo, questa volta qua faceva caldo. Sì, infatti, l'anno scorso che avevo dovuto mettere la maglietta a maniche lunghe in cabina, freddissimo, boh. Quest'anno ho dormito proprio così, senza niente. Detto questo, adesso ci aspettano 2 ore e 08. Un bel pezzo sarà statale come questa, due corsie. E dopodiché diventerà una corsia un po' più, diciamo, selvaggia. Madonna, non si vede un c***o di niente. Ma dai, non è vero, con la visiera trasparente qualcosa si vede. Sì, ma non andare troppo forte. Ma Luna ha fatto una tiratina giusto per distendere un po' i cilindri. Che puzza di merda. Subito. Ti pareva inconfondibile, ci doveva sempre essere. Beh, comunque fans, adesso è tutta statale così, sarà tutta buia, quindi ha poco senso filmare oggettivamente. Direi che possiamo teletrasportarci direttamente in un punto più avanzato dove magari c'è un po' più di luce e qualcosa da vedere. Teletrasporto. Move like the move like. Bene fans, siamo arrivati dove, Luna? Siamo arrivati a... non lo so che paese è. Tortolì, come non sai che paese è? Ok, io non sapevo che fosse già Tortolì. Attenzione. Madonna. Che bel semaforo. Ma che cazzo è? Io non so quando devo andare adesso. Quando riesci, Luna? Boh. Sono venuta, sono passata ma non sapevo chi c'era la precedenza. In realtà quella era la strada principale, c'era allora la precedenza. Però uno doveva girare verso di me. Infatti, sì, hai fatto bene. Beh, comunque siamo Tortolì, adesso mancano 3,6 km. E poi siamo arrivati. È stata una strada molto lunga e in alcuni punti c'erano 21 gradi e si sono sentiti. Che freddo, come stamattina presto. Dai, racconta qualcosa, Luna, del viaggio, che poi dicono che parlo sempre io. È stato il viaggio della speranza. Nient'altro, è stato il viaggio, appunto. Che contenuto. L'avevo sentito di meno quando l'avevamo fatto in macchina. Manco guidavi tu, eri seduta di fianco. Cioè, te credo, è bella la vita così, E infatti, invece così in moto, col freddo, poi il caldo, poi non so, ecco, poi ci vedo un po' poco perché è buio, invece l'altra volta era giorno. Ecco, quindi diciamo che si è sentito un po' questo viaggio. Io non capisco dove sono le strade, ma comunque la segnaletica è un po' carente. Beh, quella poca che c'è di solito ha i colpi di pallottola, quindi... Ah, beh... Ci sta, beh, d'altronde con qualcosa devi allenarti. Ma questa strada qua? Questa strada qua non lo so, non l'ho mai fatta. Ma che cazzo? Cosa sono le scorciatoie queste? Ma che ne so, ma prima...
Sono le scorciatoie di Google Maps. Ma anche prima ci stava facendo sbagliare strada. Meno male che l'ho già fatto tante volte e ho capito che era una cazzata quella che voleva farci fare. Beh, comunque fans, stiamo andando a casa dei miei genitori che hanno comprato quest'anno, quindi è la prima volta che ci andiamo. Tra l'altro era un rudere quando l'abbiamo vista quest'estate e l'hanno ristrutturata tutta, quindi adesso vediamo che lavoro è venuto fuori. La polizia? Donna, già la quarta pattuglia che troviamo. Devono fare cassa. Ma non credo, la polizia non è la municipale. Dobbiamo far sentire il vicinato che siamo arrivati? Anche perché siamo arrivati per davvero. Io non me la sento, Un po', è un po' altino, Io rischio di andare addosso alla colonna. Posso fartelo fare a te? Sì, fallo fare a me prima che cadi, perché ho rischiato anche io. Lo puoi mettere a mano? No, lo faccio fare a lui. Ho paura di capottarmi. Allora, com'è andato il viaggio, Gioia? È stato... devastante, di giorno è dura. Luna, non urlare che mi urli nell'orecchio. Eravamo qua in ansia che vi aspettavamo. In ansia. Faccio il casco. Faccio il casco. Ciao, ma. Ciao, Gioia. Aspetta che mi spoglio. Signore, ciao, che glielo dico alla nonna, se no mi va in ansia. Beh, Luna, siamo arrivati. Siamo arrivati, sì. Cioè, spegniamo tutto. È stata lunga. A partire di giorno è perché pesante. È buio. Anche sì. Cioè, Luna, togliamo il casco che mi stai stordendo. Many hours later. Rieccoci, abbiamo nel mentre fatto la doccia, abbiamo mangiato qualcosa perché che ore sono? La 1:20. Ecco, abbiamo cenato a 12:30. Tutto normale, come al solito, anzi forse anche più tardi. Sai che era anche 12:15. E comunque parliamo piano perché in realtà è passata la 12:00, quindi non è più il giorno oggi, però ieri, cioè quando siamo arrivati, in realtà che era ancora ieri, era il compleanno di mia mamma. E quindi adesso le diamo il regalo, che non sa niente, e abbiamo deciso di riprendere anche lei nel video. Surprise! Tra l'altro siamo qui a casa loro e domani con la luce vi facciamo vedere anche bene com'è la location. Nel mentre andiamo a fare la sorpresa. Sì, purtroppo non c'è la scatola, ma non ci sta mai nella valigia. Abbiamo dovuto, quando si viaggia in moto, abbiamo dovuto, sì, scomposta. La scatolina gliela diamo al ritorno. Che devo fare? Auguri. Auguri. Wow, grazie. Non c'è la scatolina perché non ci stava in valigia. Non ci siamo dimenticati, eh. Grazie, grazie a tutti e due. Grazie. E la scatola purtroppo non ci stava in borsa. Mettiamo, metterlo non ci vuole. Sì. E la scatola te la diamo quando torniamo. Bello. Grazie. Vai Luna, ci stai anche tu? Ma cos'è? Ma ha fatto un video? Un video? Ah. Cioè sta continuando il video da prima? Bye bye. Ah, proprio così? Sì, beh, dai, andiamo a dormire che allora. È 1:20. Adesso vi faccio vedere dove siamo arrivati e come ci siamo sistemati. Moto riparata dal telo, gazebo, erbetta e adesso andiamo al mare.